questo è un video su sei libri comici che ho comprato nel tempo. Penso che molti di voi conoscano Io speriamo che me la cavo, e questo che ho io è un libro che praticamente è il continuo di Io speriamo che me la cavo. Romeo e Giulietta si fidanzarono dal basso, scritto sempre dal solito autore, Marcella D'Orta, che è un insegnante che ci ha riproposto insomma alcuni temi di bambini napoletani, e il tono è molto ironico, appunto, perché i bambini magari tante volte fanno discorsi un po' buffi, oppure scrivono magari in maniera un po', insomma, non proprio in italiano, non proprio in maniera corretta. E qui ci sono dei temi insomma particolari, tipo l'amore e il sesso, secondo come viene visto dai bambini. Questo libro che ho io è l'edizione Oscar Mondadori, ripeto, l'autore è Marcello D'Orta. Romeo e Giulietta si fidanzarono dal basso. Un altro libro che ho da tanto tempo è Dottore, ho i dolori aromatici, di Antonio Di Stefano, e non so se questo sia un medico che ha raccolto tutte le strane frasi che ha sentito, insomma, che hanno sentito magari gli operatori sanitari nei vari ospedali e centri di salute vari. E anche questo della Scamondadori, ripeto, Dottore, ho i dolori aromatici, Antonio Di Stefano l'autore, e comunque poi li scriverò tutti qui sotto nel box informazioni. Un altro libro che ho da tanti anni, La classe fa la ola mentre spiego, l'autore, non lo so a memoria perché purtroppo è da tanto che non li guardo questi libri, non ho tanta memoria, l'autore è John Beer, poi vi scrivo comunque, ripeto, nel box informazioni tutte le notizie, e l'editrice è Rizzoli. Qui praticamente vengono riprese e riportate tutte le note disciplinari più pazze d'Italia. Poi magari vi scrivo anche qualche frase che vi faccia un po' ridere, quelle più magari forti, per invogliarvi insomma ad acquistarlo, perché secondo me sono proprio terapeutici questi libri. Ogni volta che magari ero un po' giù in passato, ora magari li so quasi a memoria, non mi stupiscono più di tanto, insomma non mi fanno ridere più di tanto, però in passato prendevo uno di questi libri per tirarmi un po' su di morale, perché magari ero in un momento nero, ecco, qualcosa fanno insomma. Un altro libro interessante dal punto di vista della comicità è Lo stupidario giuridico di Massimo Della Pena. Interessante anche il nome dell'autore, Massimo Della Pena si chiama proprio così, per ironia della sorte. E anche questo è un Oscar Mondadori. Infine, ancora due. Allora, qui abbiamo un libro che non so... si chiama 89-24-24, che sarebbe il numero delle pagine gialle, non so se esista tuttora con tutto questo avvento di cellulari, smartphone, non so se esistano ancora le pagine gialle. Comunque il sottotitolo è Storie curiose e parole divertenti del vivere quotidiano. Ah, forse no, mi sono sbagliata. E queste sono frasi riportate dal 89-24-24, dalle pagine gialle, dagli operatori delle pagine gialle, e il titolo sarebbe una frase che hanno ripreso da quelli che hanno sentito, che hanno riportato: vorrei un'ambulanza per l'iguana di mia sorella. Ecco il titolo, è scritto qui con l'immagine dell'iguana sicuramente non è stata presa l'iguana dagli infermieri, insomma dagli operatori sanitari, ma è stata, cioè, poi vedrete, leggerete, insomma capirete meglio. Ultimo libretto dei sei, questo non so se esista in tutta Italia, perché penso sia uscita solo qui nella mia zona, però mi potrei assolutamente sbagliare. Comunque è Lo scusario dell'automobilista di Barbara Bonami, che penso sia una... ah, scusate, il libro di prima, l'editore Lupetti. E penso sia una vigilessa, una poliziotta, insomma, che ha riportato, oppure sempre un centralino che ha riportato le scuse più
Non proprio un centralino, perché qui sono proprio frasi dette al personale, insomma, addetto al controllo, insomma, della viabilità, insomma. E le edizioni ETS, insomma, ripeto, ora volevo riportarvi una frase per ognuno di questi libri, però ho fatto tutto di fretta, infatti sono anche lavato i capelli senza asciugarli, mi presento in questo modo per la prima volta. Forse su questa, sul mio, no, sul mio canale no, ci sono già altre volte io. Riporterò, ripeto, una frasetta almeno di ogni libro nel box informazioni, in modo che possiate rendervi un pochino conto di come siano strutturati questi libretti. Buon divertimento!